Firenze, anche a Prato e a Pistoia, anche a Piuvihassai e anche a Renai, anche a Serravalli, a Cavarzano, e per negozi, e c'è Casino, e c'è le code per le strade, per regali non lo so che farò, per ora quattrini non ce n'ho, in presepe me tocca disfarlo, e mi ci face bisogno in gatto, nella segatura di deserto, mi ci aveva fatto la popò, e i bambini che scoppiano botti, e le mamme che glieli comprano, io c'ho i cani a paura, e fuori un civà, accenda la maiala di fumà. Quante case vuote per Natale, e gli zingani ci hanno da lavorare, zan, zan, è Natale a Calenzano, a Vaiano e a Capalle, anche a Campi sai, a San Donnino sai, anche a Vergaio e a Buriano, anche a Carmignano e Artimino. Zucchero, ma lei a chi gliela dai permessa lei di venire a sciupami la canzone in finale? Allora, Celentano sì, ma lei... Jingle bell, jingle bell, ra, la troia la funzia, la pizzeria. Allora, bucaioli, benvenuti a questa puntata natalizia, puntata natalizia dedicata ai Natale e ai Capodanno. Allora, bucaioli, avete già fissato il cenone di Capodanno, la cena, la vigilia di Natale, Pasqua, Pasquetta, Comunione, Cresime, avrebbe le fissato tutto? No, ditecelo, scrivetelo sotto commenti che io poi vi commento in questa finta diretta, sì, una diretta finta, io questa l'ho registrata 2 mesi fa, ancora a settembre, fuori c'è la gente in canotta, io sono sudato marcio, mi toccò far finta che sia Natale, con la camicia, mandarmelo dopo, mi infilo un sacchetto all'albero, un filo in soffitta e poi lo tiro fuori per Natale. Allora, bucaioli, a parte gli scherzi, raccontatemi un pochino cosa voi mangiate, scrivete sotto cosa state mangiando, anzi cosa mangerete a Natale, vigilia, Capodanno, qual è il menù, sono curioso, mi raccomando, se vuoi fare da mangiare, fatelo per bene. Allora, ora andiamo a vedere un doppiaggio di Toscana Maremma Maiala del 2014, se non mi sbaglio. Il primo doppiaggio ufficiale che feci e poi dopo le rifeci, ma poi Presidente lo Cermina e smisi. Allora, a parte questa cazzata, questo è un doppiaggio, io metterò piccolino, lo so si vedrà male perché lo metto piccolino da una parte, se no dopo mi bloccano, perché non fate i coglioni, perché se mi spammate dopo mi bloccate, perché doppiaggi alle serate live, ci saranno e stanno doppiaggi nuovi, inediti, che sto preparando ora per tutto l'anno prossimo, no? 2020. Vai, buhaioli, ci si vede fra un pochino, vi lascio con questo doppiaggio. Nonno, diamoci la fungana, tu lo vedi c'è pieno, ce ne ammazzi! C'è anche porcini di un pestao, struccio! Madonna! Vai a reati di uno, finocchio, sti, dammi, reggi, tu lo vedi asco! Pesta, che... Accidenta a te tutta la carvana, ma dai. Oh, di che sei a ragionare? Oh, qui fumo che è buono. Madonna, è un merenamento mia. Ha dei funghi, capito? E la fungaia le fa così. E ne fa uno qui, e ne fa uno là. Oh, vai, gli erano primi, gli hanno fatto un pochino con l'accetta. Poi c'avevo, mi ricordo, usavo a quel tempo, usavo. Perché avevo preso il computer da poco, usavo mi pare addirittura,
quello che mettano nel programma, come si chiama? I Media Play, i Makers, il programma di merda, però basta per fare che te cazzate, basta e avanza. Allora, io ho il telefono, ho il telefonino, voglio leggere i commenti che mi scrivete voi, mi scrivete tanti di quei messaggi, ragazzi. Ma arriva su 400-300 messaggi al giorno, fa Instagram, Messenger, YouTube, sicché non mi posso rispondere a tutti, tanto sono sempre, era sempre la solita domanda. Ma te di preciso in dove stai? E non te lo dico di preciso in dove sto, sono cazzi mia. Beh, chi mi ha suonato il campanello dopo. No, a parte questo, sto per scherzare. Vediamo un pochino, leggiamo i commenti che ho trovato, li ho selezionati. Quelli più ganzi, quelli più ganzi. Tipo uno mi ha scritto ieri. Prima eravate una pagina ganza, ora non lo siete più. E attenzione. Prima tutti i giorni postavi un video, ora non lo posti più. Mi dispiace, ma tolgo il like. Toglilo, che gli fa? Mi porto una sega se tu lo togli. Ma ragazzi, non è che tutti i giorni posto fa un video, sono 365 video al giorno per 10 anni, sono 3, insomma, ragazzi, sono tanti, 3500 video. Sicché magari si cambia, si aspetta un pochino, poi magari si fa altre cose, ora c'è gli spettacoli live, quindi anche preparare uno spettacolo ci vuole di tempo, montare le cose nuove, provarle, riprovarle, si fa discendente, portano via tempo, doppiaggi, d'altronde sono fatti tanti, se ne faranno ancora live, ne uscirà ancora sulla pagina, non ho, ce ne saranno nuovi, ma sai, la gente gli è polemica, perché come tu metti una cosa, voi rompete i coglioni, e quindi e non si può restare tutte le volte a rischiare la denuncia per quello, perché gli ha visto la mucca tagliata, o per quell'altro che gli ha visto, per dire, uno un'etnia differente, allora gli è il razzismo, allora, sicché, fatto festa e fu prima, chi può vedere i doppiaggi che hanno le nostre serate dal vivo e li vede. Quindi non cambia nulla, anzi sono ancora più ganzi, cioè quelli ancora più pesi. Poi, buaioli, passiamo adesso a una scenetta che si era fatto, una vecchia scenetta comica, una delle prime, proprio delle prime armi, roba di 10 anni fa. Ta-ta, eccola. Buonasera, mi dici? Guardi, dottore, ho un male da 2-3 settimane e non so più come fare. Che genere di male? Guardi, mi fa male qui, qui il groppone basso. E non riesce a fare più nulla. Si volti, si volti. Dica 33? 33. Trentini? Trentini. Andarono a Trento? Andarono a Trento. Tutti e 33 trotterellando. Tutti e 33 trotterellando. Secondo me è un malaccio. Un malaccio? Malaccio. Che tipo di malaccio? Malaccio ti vedi proprio... Tra l'altro la vedo anche un po' gialla, è anche un po' gialla. Mi va bene di stomaco? Ma guardi, sì, più o meno si va bene. Più o meno può essere tante cose, più o meno. Ma guardi, più o meno può essere tante cose. Sa, se bevi il latte, magari e mi si scioglie un po' il corpo, ma... Ha detto poco. Come? Questo può essere gastrite, può essere colite. Spesso un malaccio, può essere tante cose. Oggi tu ci sei, domani tu ci sei. No, dottore, ma che è possibile davvero? Possibile. Allora, lei ha studiato? No. Io sì, quindi la sua parola contro la mia. Se gli dico che lei è un malaccio, ha un malaccio. No, fa più Natale, Pandoro fa più, non fa venire la marca. Eccoci, vai. A parte tanto se bene capire che gli è, ma mi porto una sega soltanto per... Che fa Natale, ma che se abbiamo me ne frega una sega di Natale. Però, allora, no, volevo dire, se avete dei video ganzi, girati da voi, quel telefonino vostro, no, presi scaricati da YouTube, girati da voi, magari se siete in vacanza da qualche parte per il mondo, vedete qualcosa, mandatemi il video per orizzontale, me lo mandate per verticale, accidentola, il televisore io l'ho per traverso, per tradisce, un do per dritto, capito? Accendiamo, ma che è un farbotto. Mi pare un cappuccino. No! Eccolo qua! E questa esperienza di tradizione. La magia nera. Come voglio dire? Leggi. Uvaioli, c'è le paste, uvaioli, le soffresche, uvaioli, c'è le paste, le butte.
lontane alle finestre, tuaioli ce ne tanti, ma le sono finite. Vieni, si va a farla desinare, rostini e fregatini, la bistecca e la fiorentina, un fiasco di vino e la coppa della corte. Ho trovato l'uscio aperto, tuccia mia, lo spicchi d'aglio, e son dietro a fai soffritto. Allora, rieccoci qua. Qua. Qui c'è un vento, ragazzi. A parte gli scherzi, siamo a Natale. No, anzi, dicevo, siamo a settembre. No, oggi è il 21 dicembre. Sono le 9 di mattina. Sono in questo momento le 9 di mattina del 21 dicembre. Voi la state rivedendo? Siete in live. Però scrivete uguale i commenti. Tanto io vi rispondo perché sono a casa a guardarla anch'io in questo momento sul divano e vi rispondo. Allora, Guaioli. Diciamo che 2020, cosa succederà nel 2020? Cosa succederà nel 2020 con la pagina? Allora, intanto io ve l'ho già detto più volte, dovete mettere il like alla nuova pagina I Bellini, che va bene, aspetta, ce la vuole sì. No, è una gola secca perché allora sto 10 minuti zitta anch'io. C'è qualcosa nell'aire, come dice Troisi, il grande Troisi. Allora, Buhaioli, davvero, noi vi si fa gli auguri, noi, sussurri e basta, sicché. Mettete il like alla pagina I Bellini, mi raccomando Buhaioli, perché, aspetta, c'ho sete, voglio vedere. È Natale, a Firenze, anche a Prato. Chi è? Pistoia. Che più vi assai che vuoi? Permesso? Oh Bellini, e son passato per farti gli auguri, se poi non ci si rivede, eh? Non ci si rivede? Leccamelo, andiamo, vieni a sedere, muoviti. Oh, e ti ho portato un pensierino di una cazzata, eh? C'è anche il bigliettino, leggilo. Per il fuoco, dove c'è il fuoco? Ma io guarda, non ti ho fatto nulla, l'ho fatto prima. Ce n'ho 40 di questi. Vabbè, mi fa comodo che c'è di fuoco per le pagine. Allora! Ma tanto è basta il pensiero, vero? E è per la tradizione, eh? La tradizione dei bischeri. Oh, quest'anno per Natale si viene da noi a desinare, vero? Ho da fare, io non posso venire a fare Capodanno, Natale, c'ho il bicio, mi sta male, gli ha cagato anche oggi in casa, dappertutto gli ha fatto lo smacello, si è sbendato tutto il divano, guardate. Posso stare per dire, poi viene a fare più di alzare. Oh, non si fa tutto pesce, eh? Tutto pesce, lo vedessi, gnamo. Mi fa schifo il pesce. Ma fa po' fini, gnamo. O tu li mangiassi l'altra volta i gamberoni grigliati a casa mia? Via, eh? Sì, ma in chi c'entra il pesce? Il gamberone è un pesce, è un crostaceo. Non è pesce. Gnamo, e che ci fa da solo a mangiare per Natale? Come un vecchio, va malucco, o ripigliati, gnamo! Sì, con il casino a sentir vociare, a mangiare per chiudere gli schianti per stare male tutta la notte. Con bambine, vociano, corrono, per carità di Dio, torno a casa, mi fa un po' di rapedotto con la pardellina siciliana e rizzati. Alle 9 sono bene di fuori. Ma che casino è casino, gnamo, e c'è le mizie. Poi viene il mio cugino, lui viene da Bari e porta il Pandoro, porta! Da Bari lo porti il Pandoro? Ma, e l'ha fatto lui! Sì, leccalo!
tu sentissi. Vai, poi se tu vieni da noi il pomeriggio si fa il giro delle sette chiese, si accende il cielo, vai. Sì, io il pomeriggio va a fare il giro delle sette cantine. Ma te non tu sei punto di spirito natalizio però, eh? E di Natale bisogna stare uniti, bisogna volersi bene! Ma vedi che te vanno lì da fare le castagne! Ma guarda, oh, guarda. Cominciare a fare il prete della situazione, ora, via! Tu lo sai, per Natale ho foto qua a parte del dine e alle 9 sono belle di fotelo, io voglio venire culo a tutti. Se allora lo sai che? Lo sai che? Speriamo ti ritrovi morto da solo, sai, come un cane! Sì, e ci avrei piacere, guarda, ci avrei piacere! Oh, ho coletta! Ho di che la visa! Ma questo, questo l'ha bevuto lo spirito, te lo dico io! Ma vai a troncarti un ricchio! È Natale di merda che stanno! È Natale a Firenze, anche a Prato e a Pistoia. Perché nel 2020 cominceremo a postare solamente da Ibellini. Perché? Perché dice non posti più su Toscana, Maremma, Maiala? Perché semplicemente siamo troppi. Siamo troppi e a tanta gente non va bene, magari delle cose, diciamo non tutti siamo toscani. E non tutti sa questa ironia di scherzare sulle cose per scherzo. Per il scherzo. E quindi tanta gente la annoia e ti blocca. Se vedete una bracciola, uno che taglia la carne, c'è il vegano, ti segnala, ti spamma, ti manda. Se tu vedi uno prima un po', allora no, perché non si può fare. Se uno casca di motore, ma le disgrazie. Se fatti il filmino un altro giorno della pizza, con una pizza finta di plastica, tra l'altro, e sembra vera. Ah, avete buttato via mezza pizza, non si fa così, io vi blocco, io vi levo il like. Ma non me ne frega nulla che voleva il like. Capito? Tanto su 300.000, uno più o meno. Buhaioli, c'è le paste, i film. In anteprima assoluta, martedì 19 novembre alle ore 22. Il film evento, completamente gratuito. Costa anche tutta la sera, tu puoi giocare all'inglese. Sono piaciuto di più. Oh, e tu sei alleccato un gelato, nemmeno una fia, io buono. Ok Valerio, dammi la ricetta per il lampredotto. È un segreto, non la posso dare a nessuno. Managia, ma com'è che non si apre, managia? Ma come le fanno queste macchine? Ma oh, aspettai me? Sì, aspettavo te, Manaccio. Il figliolo dell'Olga? Figliolo dell'Olga? Sì, è di Maggio, ma da che troiaio? Che mangi, sudicio? We are the world. Bella, we bella. Are the children. Ma aspetta, questa è mia. We are the world. We are the world. Io ero... Volevo cantare, volevo. No. Come tu vai a piazzare l'imperatore? Uno. Arto è un vero un cavolo, perché essendo arto non vede nulla. E poi è... Siamo in cammino e ospiti sempre, e non c'è campo né aratro per noi né pane cresce, e non sappiamo cosa Dio ci servi, gioca con noi argilla nella mano. Ok Valerio, mi dici dove posso trovare funghi? Io non teso. Dove ha fatto funghi? E die, se tu vai alla coppe e tu pena che più poco. L'ansia di essere ci incalza, forma su forma riempiamo senza tregua, ma nessuna ci diviene gioia patria o pena sempre. Guarda, è un per cattiveria, ma se volevo ragionare andai ai bar, capito? I panieri, per mettere, così, per mettere funghi, i cestelli, il cestino. Ma io vo così, io li metto in tasca. Buhaioli, c'è le paste, buhaioli, le son fresche. Buhaioli, c'è le paste, le maiale alle finestre. Buhaioli, ce n'è tanti, ma... Ci può migliorire, basta, questo toscano maiale. Giù, via, bisogna cambiare più, andare più davanti, ma mettersi le mani innanzi, le mani in avanti. Buhaioli, io vi saluto, vi faccio auguri. Felice anno nuovo, ma a me sinceramente loro ho detto io non è che sia nato per le feste, non mi interessa. Hare Krishna a tutti, Hare Krishna, Bo Shankar. E sette. La fottuta, quattrini, te lo porto in cambio, che volte porti in cambio? Va bene, vai. Vai, proviamo. Azione. Vittorecchi, orecchie, diciamo. Proviamo un po'. Ah, tu registri, ci sono io, dimmi te. I beni materiali, e più una volta diciamo sì, ho sbagliato, io mi veniva Sbagliamento. Azione. Allora, vedi, siamo nel bosco, quanti funghi c'è, porca mano, vedi, è pieno. Vedete di stefanare, non sono buoni, però, Dio mai, guarda se, che senza e te tu sei avvantaggiato perché? Aspetta, però senza bestemmie. Dai. Allora, buhaioli, niente, per Natale avevi fissato la scena che vuoi fare, che raccontarmi un pochino, scrivete nei commenti in questa finta diretta, non la rifò.
settima. Antipastino, taglierino. Allora, tu ho fatto. O che ha fatto? Cosa ha fatto? Oh, guarda. Pensare sul successo di Arturo.